oggi siamo qui per disputare la terza giornata della terza prova di Coppa Sicilia, che altro non è che un circuito che è stato organizzato da parte di tutto il comitato regionale, dove alla fine di questo circuito i primi classificati otterranno dei premi classifica che distribuiti nei tre giorni ammontano a circa 50.000 euro di montepremi. Lo scopo della federazione è quello di divulgare il più possibile questa nostra disciplina nel nostro territorio. Possiamo dire di essere sul territorio italiano una delle regioni più grosse, infatti abbiamo il piacere di avere tesserati nella nostra regione circa 12.000 atleti, in particolar modo in questi tre giorni hanno ballato 2.500 atleti, quindi è stata una kermesse veramente interessante, dove l'entusiasmo dei ragazzi, l'agonismo e il piacere da parte del pubblico di assistere ad un evento del genere è stato veramente eccezionale. L'obiettivo nostro è quello di far sì che al prossimo appuntamento dei campionati italiani che si svolgerà a Rimini nel mese di luglio i nostri atleti possano, diciamo così, attraverso tutto il circuito che hanno fatto, aver messo in atto quelle che sono le proprie capacità di portarle anche a livello diciamo sia agonistico al campionato italiano per ottenere anche lì dei risultati abbastanza soddisfacenti. Negli anni passati siamo stati tra le regioni forse più quotate per quanto riguarda i risultati in campo agonistico, speriamo che anche quest'anno i nostri atleti possano gratificarci con degli ottimi risultati. Il calore del pubblico, l'entusiasmo dei ragazzi e soprattutto la grande partecipazione che abbiamo avuto in tutte queste competizioni veramente ci dà la forza per andare avanti e cercare di migliorare sempre di più le condizioni, anche perché il nostro è quello di dare dei servizi ai nostri atleti, di dare dei servizi anche ai genitori, di far sì che tutte le volte che vengono all'interno di un palasport possano trovare anche le condizioni ideali per i loro ragazzi. La danza sportiva ormai è una federazione in crescita, negli anni ormai ha preso il sopravvento anche su tante altre attività sportive. La partecipazione e il coinvolgimento dei più giovani possiamo dire che è quasi totale. Noi ci auguriamo che già dal prossimo anno possiamo far sì che questa disciplina possa essere ancora avvicinata il più possibile da anche altri giovani, perché l'intento è quello di unire sport, l'attività fisica, l'armonia dei movimenti e la bellezza della danza, che poi è una bellezza anche che migliora lo spirito e l'animo. Grazie e speriamo di avere prima possibile anche voi che ci state ad ascoltare nelle nostre competizioni. Oggi giornata conclusiva della terza tappa della Coppa Sicilia, questo è il terzo giorno, venerdì ci sono state le coppie, sabato con le danze caraibiche, danze accademiche e oggi finiremo con le danze artistiche. La Giada School Dance presente in queste tre ranking list, venerdì è arrivata sesta nelle danze in coppia classe amatoriali e sesta pure nella classe agonistica. Oggi inizia la giornata bene, già tanti primi posti, tante finali, quindi abbiamo superato le batterie. Speriamo che sia una lunga giornata di sport e divertimento per la mia scuola di ballo. In bocca al lupo per tutti gli atleti.